raga, di qua o di qua? Sinistra, destra, qua sono tutte uguali. Qua o di qua? Non lo so. Non lo so. Non so se ci rendiamo conto, ma siamo dentro il mercato. Sì, sì, esatto. Il mercato del Cairo non è proprio il mercatino delle pulci. Potrebbe essere chiunque là in mezzo. E chiunque là in mezzo. Però più stiamo fermi a pensarci, e più perdiamo. Vieni, bella. Le tracce. E là, raga. E là. Okay. Al banco. Cazzo, è là veramente, raga. Raga, non perdiamo la roba. Onestamente mi metto un po' di ansia. No, stiamo dando nell'occhio. Spero che si fermi il prima possibile, perché non voglio addentrarmi in questo mercato. Paolo, ci siamo dentro fino all'ultima goccia. Sì, vedo. Non saprei neanche come uscire onestamente da qua poi. Raga, l'ho perso. Anch'io. Raga, non si vede. Raga, l'ho perso. Non è che dove? Là? Forse da di là. Era di là? No, so. Raga, Debbie. Non lo so, io l'ho perso. No, raga, Debbie. Raga, Debbie dov'è? Le pigliate per il culo? No, no, non l'ho visto. La stavi filmando tu. Tipo che l'avevamo morendo. La stavi filmando tu. Sono gelato, non l'ho visto. No, no, Gian, è di qua, è di qua, è di qua, è di qua, è di qua. Deborah? Per favore. Cerchiamo di... Non lo so, non lo so. Debbie? Non è di qua, già non è di qua. Abbiamo appena perso Deborah al mercato, sì, del perso, Cairo. Per favore, puoi tornare sulla via del di là? Perché per me era a sinistra. Era a sinistra. Ti dico che era a sinistra. Ti dico che era a sinistra. Fatemi andare un po' più avanti, per favore, lo accelerare. Lo so, non so cosa dirti, però io l'ho vista. Io l'ho vista, l'ultima che la stava filmando eri tu. Ero io, poi mi sono girato e non l'ho più vista. Mi dite per favore dov'è? Non lo so. Ho chiamato veramente fuori di testa. Non so, ti ho detto di non spostarci, stiamo muovendo in continuazione. Se lei si è fermata in un negozio e non ci vede più, l'abbiamo persa. Scusami, allora, sarebbe più giusto continuare a camminare o stare fermi? Fermi, è la regola fondamentale di quando si perde qualcuno, è stare fermi nel posto. Ma non è tanto che siete mossi. Quindi a questo punto cerchiamola, proviamo a vedere. No. Perché non si è più. Allora, ascolta, facciamo ancora 50 metri e poi basta. Sì, poi ha ragione Gian, dobbiamo fermarci. Cosa aspettiamo? Va bene. Va bene. Senti, io non capisco dove possa essere. Raga, per favore, vi dico la verità, per favore. Non è normale perderla così, non si sarebbe mai allontanata. Allora, ascolta, state guardando tutti i vicoli? Tutti i vicoli? No, per cortesia non andare. No. Vuoi scegliere il vicolo spaventoso dietro di me o il vicolo spaventoso sconvolgente davanti? Abbiamo due alternative. Per favore, continuiamo. Hai guardato anche dall'altra parte? Paolo, non è così difficile vedere una testa bionda in mezzo qua, la riconosci, eh? Infatti dall'alto non si vede. Porca miseria. Niente, niente. Forse è stata tirata sotto dal tizio col pane. Io non posso credere, non posso crederci, non posso crederci, raga. E allora a sto punto fermiamoci, come hai detto tu. Sì, fermiamoci, aspettiamo. Ma in mezzo alla strada così? Non ho alternative. Non so neanche come andare fuori da qua. Non prende il cellulare, non prende il GPS, non prende niente. Mamma mia, ma è una bolgia, sciaccarla in una bolgia è da fuori di testa. Forse è andata qua. Dai, per favore, vai in questo vicolo. Prova almeno questo. Sì. Prova. Vai, accelerate un po', per favore. Vedi qualcosa poi? Niente. Niente, sto buttando la telecamera ovunque, nei negozi, dappertutto. Tu sei sicuro che Danny deve essere stato buttarsi dentro questo vicolo per cercare una tizia bionda e europea a prendere il caso del Cairo di stessa?
Guarda che non è proprio la scelta migliore. Guarda, è un labirinto, tanto. È un labirinto. È un labirinto, destra o sinistra di nuovo? Cioè, torniamo lì. Qual è la via principale, secondo me? Di lì è la via principale, di qua. Siamo appena passati, proviamo a sinistra. Di qui o di là? Di qua. Raga, di qui o di là, decidete. Di qua, di qua, lì è la via principale, siamo appena appena fatto. Vai, vai. Proviamo di qua, dai. Non hanno visto nessuno. Raga, di tizie bionde qua ce ne sono poche, non l'hanno vista nessuno. Quello è vero, hai ragione. Io posso chiedere anche tutti i negozi possibili, però. Raga, non andiamo là dentro. Dove? No, vabbè, raga. Continuiamo a cercare, però. No, non la troveremo mai. Ciao. Vai. Raga, qua sono molto gentili, forse non è così grave. Ho capito, ma stiamo chiedendo, non la troviamo più. Ok, fine. No. Ma perché? Perché? Non lo so. No, raga, dobbiamo fermarci. Ve lo giuro, cioè mi sta veramente salendo la tachicardia. Dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarci. Ascolta, per quello che conosco io da Epic ci sono solo due possibilità. O è completamente fottuta. Completamente fottuta. Se invece è libera. Si stringono intorno, tu dici? Se è libera. Viene nel punto dove ci ha visti per l'ultima volta. Ok. Sono sicuro. Noi per ci favore. Sulla strada principale. Ok, torniamo sulla strada principale là, e torniamoci là. Sì, torniamo là. Torniamoci buonasera. Là. Buonasera. Buongiornata. Per caso, una ragazza bionda. Una ragazza bionda? Sì. Nuova, visto. Quanto ora che fai? Mezz'ora. No, probabilmente tipo 20 minuti fa. Ma no, visto. Ok. La ringrazio. Allora, grazie. La ringrazio. Gentilissima. L'ho seguita. Ma tu sei fuori di testa. Tu sei psicopatica? Ecco. Tu sei pazza? Sai da internare? C'è il posto dove tu sei andato a fare l'incontro. L'altra sera. E proprio qui dietro. E qui dietro. Poi vi ho visti passare, allora vi sono corsa incontro. Tu non hai idea di cosa hanno visto i miei occhi. Quindi cosa c'entra infatti? Naima è andata lì. E usci, io poi non sentivo, raga, non potevo andare vicino, però è uscito fuori il tuo amichetto. Cosa? È uscito fuori Hussam, è uscito fuori, si sono parlati, lui si è messo a piangere, quindi presumo la mia testa ha detto, gli avrà detto di Tamir. Gli ha detto di Tamir. Ok, gli avrà detto quello. Quindi, questo vuol dire una cosa. Che Naima sa del biglietto che gli hai fatto vedere, non è vero che non sa niente. Fa parte della confraternita. E sa del fratello, sa della confraternita, sa di tutto, quindi vuol dire che ci ha mentito. Ha bleffato. Esatto. Ha bleffato. Ma bravo. Perché? Non lo so. È questo che dobbiamo scoprire. Non lo so. Sembrava tipo intimi amici o qualcosa di più. Allora, lei parlava con lui, non sentivo che cosa si dicevano. Ha messo la mano sulla sua spalla. Lui. Era disperato. Hai capito? E poi sono entrati tutti e due. Ovviamente io sono, avendovi visto, sono tornata da voi. Fate due ragionamenti veloci con me come ho fatto io. Sì. Se Naima ci ha mentito, sa della confraternita perfettamente, sa che noi siamo qua, che quindi la confraternita sa che eravamo al museo stamattina. Oh mio Dio, lo sa perfettamente. So cosa stai per dire. Quindi se sa che siamo fuori casa, non è che questi furbetti sono venuti a farci un giro. Proprio mentre noi non ci siamo. Bravo. Oh mio Dio. È la trappola perfetta. È la trappola e noi perfetta. Siamo qui. E raga, noi, ripeto, siamo qui. Dovremmo andare immediatamente. Letteralmente non so perché stiamo ancora qua a parlare. Andiamo. Dovremmo andare a casa, raga. Ok, andiamo a casa. Perché ho il sentore che sapevano tutto. Sì, sì. Andiamo a casa. No. Raga, ti prego. La porta è aperta. Ok, voilà, oh. Raga. Avevo ragione, raga. Sono entrati. Non lo so, di là la porta è chiusa, però non mi piace. Ma hanno rotto la porta, raga. L'hanno rotta? Rotta la porta? Bisogna... Sì, la maniglia. Sì, bisogna chiudere proprio adesso qua, perché la maniglia guarda. Oh, raga, vai a vedere. Ok, non mi piace. Me l'avevo detto. Era una scusa. Sì, era una scusa. Computer, qua, scusa. No, raga, sono in casa.
Ok, ladri però no, eh. Cioè c'è computer, c'è tu. Porca vacca! No! Guarda in che stato questa! Deficiente la mia camera, l'ho lasciata io così. Ma stai scherzando? Non sono venuti ladri, raga! Cosa? Ma figurati se non sono venuti ladri, perché? Perché l'ho lasciata io così. Madonna, già. Ah, perché a me te gliel'hai già fornita? Raga, secondo me... No, sono venuti, io non ho la camera come la tua! Ma no, Gian! Per un po' di casino, penso che sì. Vieni a vedere! No, dai, già vedo una sciarpa per Debbie inconcepibile, una sciarpa per terra. Io non ho questa roba in camera! Io non ho questa cosa in camera! Ah. No! No! Hanno rovistato la cartina, hanno messo le mani nella valigia! Dappertutto! Hanno... Guarda! Però... Guarda! Però raga, ok, è in disordine, però io su due... ma questo qua l'hai fatto tu, quello l'ho fatto io, quindi non c'è caso da voi? No, no. O a meno che... No. O a meno che la metti in disordine, che non ce l'ha quasi. Però scusa. Raga, forse non vi state rendendo... Raga, guarda, forse non vi state rendendo conto che ci sono migliaia di euro per tutta la casa. No, è quello che ho appena detto. Non toccati. No, no. Raga, il mio computer l'ho lasciato così. No, c'è... La mia attrezzatura c'è tutta, Cioè, hai capito, tutta. C'è Simone, c'è il mondo. Aspetta, io ce l'ho 10.000 euro. Se stessero cercando qualcosa e non l'hanno trovato. Esatto. Mi viene da pensare solo per... Cercavano qualcosa di preciso. Esatto. Ma cosa? Io lo sapevo, me lo sentivo. Adesso sì che mi sento sicuro a stare qui dentro. Beh, di sicuro abbiamo una certezza. Se vogliono entrare, lo possono fare senza alcun problema. Raga, per favore, cerchiamo un attimino di fare mente locale, per favore. Perché mi dà fastidio non avere il controllo della situa. Cioè, proprio non sapere neanche... Di là è, sì, è chiuso, ma tanto come dice Gian, a sto punto entrano, fanno quello che vogliono. No, Debbie, è chiaro, questi qua se vogliono entrare lo possono fare in qualsiasi momento e questo è il messaggio. Per favore. Allora, sì, hai ragione. Ci sediamo un secondo. Non vogliono nemmeno non fartelo capire, hanno lasciato il casino e la porta aperta. Tranquillo, esatto. Sì, sì, okay. Tranquillamente proprio. Facciamo un secondo il punto della situazione. Avevano fretta, brava. Perché magari sapevano che eravamo fuori, ma non sapevano quando saremmo rientrati. Esatto. Allora, raga, facciamo il punto. Un secondo della situazione, sì. Cioè cerchiamo di capire che cosa abbiamo per le mani. Allora, questa confraternita probabilmente cerca un qualcosa che noi non sappiamo però che cos'è. No. Ok? Però sono convinti che sia il nostro possesso. Ecco, sì, loro sono convinti che ce l'abbiamo noi. Ma questa è follia. Adesso qua bisognerebbe capire se lo fanno perché stanno cercando un pretesto oppure questo qualcosa è veramente nascosto in questa casa e non lo sappiamo. Ma scusa, ma Tamir è scomparso perché ha trovato sta roba, non è che ce l'ha lui? Sì, potrebbe anche essere. Lui allora potrebbe essere ancora vivo. Assolutamente sì. Cioè, è solo scomparso. Per me era già un fantasma quando me l'hai detto, quando ero sull'aereo. Io non so perché avevo l'idea di andare a cercare un fantasma. Le robe certe quali sono? Allora, che Tamir fa parte di questa confraternita. Sì, certo. E questo forse, è sicuro. E che forse anche la sorella. Anche la sorella, Naima. Beh, Naima. Forse. Infatti ho detto forse. Ah, ok. Forse. La sorella magari c'entra con questa cacchia di confraternita. Esatto. Okay. Quindi lui tutti e due. Dentro. Esatto. Lui c'è dentro, fino al collo. Esatto. Questa confraternita cerca qualcosa. E questa confraternita crede che questo qualcosa ce l'abbiamo noi. Esatto. Sì, ma sta roba qua non sappiamo cosa sia. No. E questo problema, io non so cos'è che loro pensano che noi abbiamo. Ed è questa secondo me la cosa peggiore di tutte. Perché che cosa gli porta domani dalle piramidi? Ma cosa gli porto io a questo domani a st'altro? Una fetta di torta? Un po' di sabbia? Di sicuro ha valore. Perché lo stanno, cercando, sì. Con molta insistenza. Sì. Sì. Ma se io domani mi presento a Mask Orlando, non so se torno intero, Non so se mi piace tanto sta situa, raga. Non so più come dirvela. Cioè, no, non è che io perché... posso adesso continuamente mettermi in pericolo e... Gliel'ha detto, non venire a mani vuote. Non lo so, poi erano belli insistenti, la sera. Ah, sì. L'abbiamo notato. Ma se magari sta roba ce l'ha Tamir ed è vivo... Dimmi dove è Tamir. Dimmi. Esatto.
perché pensano che non abbiamo fatto scomparire Tamir. Ah, vedi? Allora stanno cercando una scusa. Però questa, aspetta, questa è la tua teoria. Sì, non abbiamo teoria. Sì, è la teoria. Vabbè, a caso, perché non so niente. Beh, il tizio gliel'ha detto la sera. Non lo so, io non lo so. Gli ha detto, per quanto mi riguarda, potresti averlo fatto sparire tu. Infatti, per questo che lui pensa giustamente una cosa del genere. Cioè, lo capisco. Però... in questo caso non abbiamo fatto niente. Nessuno, non abbiamo preso nulla. Cioè, raga, domani siamo finiti dentro. Sembra quasi che ci stiano incolpando di aver fatto sparire una persona, di aver preso un qualcosa. E tra l'altro, la cosa che mi mette più i brividi è che siamo finiti dentro questa storia per colpa di un biglietto messo proprio dalla persona scomparsa. Sì. Quindi, cioè, proprio per cercare la persona scomparsa. Ma te cosa che avevi visto dalla confraternita lì del simbolo? Cosa che era? Che, allora, questa confraternita, il capo di questa... Setta, dai. È la dea Maatha, a quanto pare, perché quel simbolo lì, le ali di struzzo, raffigura una dea Maatha, la dea della giustizia. Ok, Maatha. Sì. Maatha. È una donna, l'unica donna che io qua conosco a sto punto è Naima. Gian, hai dato a Naima il biglietto della profumeria? Mm-hmm. Allora, Naima l'ha dato a un tizio, uno sconosciuto, non so chi fosse. Mi ricordate? Sì, come no. Sarà uno della confraternita. Appunto. Puttana merda. Appunto, raga. Che cazzo. Perché mai Naima deve aver dato quel biglietto a uno sconosciuto? Non è che abbiamo messo nei casini quell'altra, la povera meschina che non ha nessunissima colpa. Mi mandano ancora qualcuno in negozio. E noi gli abbiamo pure detto che Tamir lavorava in quella profumeria. No, raga. Cioè, per forza tutto. Praticamente gliele abbiamo mandati. Sì. Ecco perché gliel'ha dato. No. Che ora è? Porca facca, le 6. Chiama il negozio. Subito. Sto chiamando. Ok. Li abbiamo messi nei casini? No, è perché noi non sappiamo chi sono, cosa non fanno. Non sappiamo nulla. Esatto, potremmo aver piantato veramente un casino. Niente. No, raga. Ma è chiuso? No, non ho ancora aperto. Ah. Tutto quanto il negozio è occupato. Ok. E quindi come possiamo fare? Chiamare Alice? Aspetta, provo a chiamare il negozio un attimo. Prima poi rispondono, anche perché alla fine vedi. Niente. Nulla. Aspetta. Sono occupati. Ma anche perché chiamare Alice, figurati se sta. Se no, raga, mi va giù la linea. No, va giù la linea. Chiamo il suo privato. Sì, bravo. Sta lavorando. Bravo. Ma con tutti quanti i cacchi. Non risponde. Sta squillando. Figurati. Io spero che stia lavorando. Però raga, effettivamente se sta lavorando non come fa a rispondere? Quindi non lo sappiamo. Paolo, lo stiamo ipotizzando che sta lavorando. Aspetta un attimo. Non mi piace. Io ti dico che non mi piace. Poi scherzi, da quando hanno il biglietto questi? Cioè, ho detto il biglietto, non è che se la vanno a prendere dentro il negozio. Cioè, questa qua ci ha dato la casa, che colpa ne ha, non sa niente. No, lo so. Cioè, per... Non risponde, non risponde. Te la stai chiamando su WhatsApp? Sì. Prova il telefono normale, che magari si è iniziato l'app, mentre sta lavorando. Sì. Prova il telefono normale. Prova. Ha tolto le notifiche? Sì, magari, gli eravamo i messaggi e ha tolto le notifiche. Vabbè, sì, ti ho fatto 30, fai 31, prova tutto. Prova tutto. Ha risposto? Era una voce in arabo, di un uomo. In arabo?